Intanto dobbiamo distinguere cosa intendiamo per sistemi di accumulo, ovviamente non quelli del calore che conosciamo, ma oggi io vi parlo di quelli dell'energia elettrica. Quelli dell'energia elettrica sono tipicamente del storage intese come batterie. È un settore molto promettente, sono previste delle diminuzioni sensibili del prezzo delle batterie. Tesla, che è il produttore della famosa automobile completamente elettrica, ha fatto un investimento molto importante per produrre batterie sia per le sue auto sia per sistemi di accumulo domestici, e quindi siamo di fronte a una rivoluzione. Oggi sono ancora un po' cari e quindi solo in alcune applicazioni vale la pena investire per avere batterie e quindi tenere in storage l'energia elettrica. In Italia sono state sviluppate, ci sono un paio di aziende, una in particolare che ha sistemi di accumulo molto smart dedicati prevalentemente oggi alla telefonia con fuel cell, quindi anche qui oggi hanno dimostrato la competitività di questo sistema. Credo che la battaglia tra batterie al litio, in grafite e con altre tecnologie e le fuel cell sarà molto interessante e porterà a una rivoluzione nel nostro sistema di produrre e di consumare energia. Allora, partiamo col dire che finita l'era degli incentivi a metà dell'anno scorso, quindi con la coda del quinto conto energia, l'installato vero che noi abbiamo visto è molto piccolo, quindi noi abbiamo installato mediamente meno di 20 megawatt al mese e nei primi due mesi, intendo dire come paese, e nei primi due mesi dell'anno 2015 abbiamo installato circa 28 megawatt, quindi 14 megawatt al mese. È un mercato che è evidentemente in una fase assoluta di stasi. Ci sono tuttavia dei segnali, dei buoni segnali di ripartenza che derivano principalmente dal varo della normativa sui SEU, la quale normativa ha aperto la possibilità per chi fa un impianto fotovoltaico di poter vendere energia in maniera regolata e codificata tecnicamente abbastanza in maniera precisa e stretta. Comunque è un passo importante per quella che io definisco la democrazia energetica, cioè quando un paese progredisce e progredisce davvero, anche un settore come l'energia diventa un settore che deve rimanere fruibile a tutti i cittadini, deve diventare fruibile a tutti i cittadini anche dal punto di vista della produzione dell'energia che a loro serve per poter vivere o per poter sopravvivere o per lavorare, perché la vendono. Quindi questo è un passo assolutamente importante. Bisogna continuare su questa strada, perché evidentemente questo è solo un primo passo. Non siamo ancora ai livelli della Germania o degli Stati Uniti o di paesi emergenti come per esempio il Giappone, emergenti nel senso della cultura fotovoltaica. Non ci siamo assolutamente, dobbiamo continuare ad emergere, e io approfitterei di questo spazio per fare un piccolo appello alle istituzioni. Il fotovoltaico ha portato delle spese, le abbiamo riconosciute, le abbiamo valutate, ma negli scorsi due anni ha portato un risparmio di circa 7,5 miliardi di euro di mancati acquisti di combustibili fossili, e questo è ricaduto nel sistema paese come un vantaggio enorme. Noi avremmo molto probabilmente fatto la fine della Grecia se non avessimo avuto questo tipo di beneficio da parte che è stato portato da parte delle energie rinnovabili e in particolare dal fotovoltaico. Quindi bisogna continuare su questa strada, perché fermarlo adesso sarebbe un errore gravissimo. Diciamo, nel panorama dei sistemi di accumulo attualmente c'è un grande fermento. Noi siamo qui presenti con le nostre proposte sia per lo scambio sul posto che per i sistemi off-grid. E fra poco avremo anche novità ulteriori per impianti già in esercizio. Il settore è in grande fermento, abbiamo già molti impianti installati e speriamo di concludere l'anno con nuove installazioni e sistemi ancora più competitivi sul mercato. Oggi a Solar Expo un clima molto positivo, molti visitatori nella seconda giornata.
Uno dei temi sicuramente più interessanti per quanto riguarda il prodotto è il tema dello storage, è assolutamente un tema richiesto dalla nostra clientela fatta di installatori, distributori, e siamo convinti che quest'anno sia veramente il momento in cui i sistemi di accumulo per il residenziale, probabilmente nel secondo semestre anche per i sistemi di tipo industriale, si affermeranno non soltanto come delle soluzioni specifiche, custom, magari per gestire delle soluzioni particolari di baite in montagna o agriturismi nella campagna, ma possono diventare veramente uno strumento utilissimo per chi utilizza il fotovoltaico per aumentare sensibilmente la loro quota di autoconsumo. Come Solon siamo assolutamente impegnati in questo, insieme ai nostri moduli fotovoltaici proponiamo sia soluzioni di medie dimensioni, ma in particolare qui a Solar Expo oggi proponiamo un prodotto di piccola taglia pensato per le piccole abitazioni domestiche e che siamo certi per tecnologia scelta e per qualità costruttiva sarà un'ottima risposta al nostro mercato.